Buongiorno, sono il dottor Bergonzi Giovanni, medico di medicina generale a Val Brembilla. Per il progetto Smart Badant oggi parliamo dei problemi della pelle della persona anziana. La pelle dell'anziano presenta una fragilità maggiore e dobbiamo prendercene cura ispezionandola almeno una volta al giorno in tutta la superficie corporea. Dalla bocca, chiederemo alla persona che assistiamo di aprire la bocca e mostrarci la lingua, molto importante, alle zone dei talloni, dai piedi, della schiena, del dorso e anche delle natiche o glutei, quindi il sedere. Detto questo, questa ispezione è la cosa più importante e andremo a osservare qualunque area presenti alterazioni di colore, soprattutto quando questo colore va verso il rosso, arrossamenti, o alterazioni di superficie, che può diventare più rugosa o presentare delle ferite. Queste ferite si chiamano piaghe o lesioni da decubito e sono molto importanti da segnalare subito al medico. Quindi, se troviamo un problema alla pelle dell'anziano, chiamiamo il nostro medico di base, che attiverà poi delle medicazioni adeguate per evitare che il problema alla pelle diventi sempre più grave. La pelle dell'anziano è più fragile della persona giovane e di conseguenza la dobbiamo andare a guardare per bene in tutte le parti del corpo, almeno una volta al giorno, tutti i giorni. Prima di tutto ci avviciniamo alla nostra persona anziana, gli diciamo buongiorno e le chiediamo di aprire la bocca perché dobbiamo ispezionare anche la lingua, ok? Che sia pulita e bagnata, non secca. Buongiorno, mi fa vedere la lingua? Perfetto, vediamo che la lingua è lucida, quindi è una persona che beve e questo è molto importante per tutta la pelle del corpo. Altra cosa che possiamo controllare, la mucosa dell'occhio, la congiuntiva, non ci richiede molto tempo. Andiamo vicino con delicatezza alla persona, le sorridiamo e controlliamo che sia bagnato, va bene? Partiamo dai piedi adesso. Tutte le aree che restano a contatto molto tempo, molte ore con il materasso o con la sedia soffrono perché sono schiacciate, passa meno il sangue. Quindi noi ogni mattina dovremo controllare per bene il tallone che non sia rosso, che non sia rosso. Benissimo. E controlliamo anche il dorso, quindi facciamo piegare alla persona se ci sente, può farlo. Può sollevare la gamba destra per favore? Prego. Ecco qui. La giriamo delicatamente in questo modo per facilitarne il movimento e andiamo a guardare questa zona, l'area del sacro, per bene, muovendo anche evidentemente se ci serve per guardare che questa area non sia arrossata, ok? Sia qua che qua. Benissimo. Poi, già che siamo qua, andiamo a monitorare anche l'area del dorso infrascapolare qui, perché a volte le pieghe del pigiama danno problemi anche qui. E già che siamo qua, guardiamo bene dietro l'orecchio e la nuca della persona se presenta arrossamenti, va bene? A posto. Se troviamo degli arrossamenti, dobbiamo capire subito cosa fare. La barriera, una crema, una pasta di barriera è la prima cosa che potete fare, ovvero una crema che si trova in farmacia, non c'è bisogno di ricetta del medico, crema anche che si usa per i bambini, solitamente una crema a contenuto di vasellina o di ossido di zinco. La cominciamo a usare tutti i giorni, tutte le mattine o anche prima della sera, prima di andare a letto, e se il nostro arrossamento sulla pelle migliora in 5, 10, 15 giorni, non c'è bisogno di allarmarsi. Se il nostro arrossamento diventa più grave di giorno in giorno, stiamo sbagliando qualcosa. Prima cosa da fare, avvisare il medico telefonicamente. Seconda cosa da fare, muovere di più la persona. Ogni 2 ore la dobbiamo cambiare di posizione. Cosa facilissima. La possiamo lasciare sdraiata per 1 ora e mezza, 2. Poi l'andremo a spostare, come abbiamo già visto, in questo modo, sul fianco, perfetto, mettendo un cuscino sotto la testa e lasciandola sul fianco.
Quanto tempo? Non più di 2 ore. Dopo l'andremo a rimettere orizzontale sul dorso e a girare sull'altro lato.